Lunedì 26 settembre 2016 siamo a Concorezzo, in provincia di Monza-Brianza, dove 250 architetti hanno partecipato al convegno Il futuro dell'edilizia. Convegno di infoprogetto organizzato da Action Group Editore. Progettare e riqualificare l'edificio impianto in chiave sostenibile. Questa è la tematica principale di oggi, molti sono stati gli interventi scientifici e molte anche le aziende presenti. Io illustrerò il progetto perlomeno più un processo che un progetto che riguarda la rigenerazione urbana di San Pellegrino Terme. È un processo che è nato da qualche anno e ha riguardato, diciamo, la rimessa in funzione di tutta una parte del luogo che era stata dismessa dopo l'abbandono degli impianti produttivi del San Pellegrino, quindi San Pellegrino Acqua Minerale. È un processo che è ancora in divenire, quindi pochi giorni fa noi abbiamo assistito alla presentazione dei quattro progetti per, diciamo, la ristrutturazione, il rinnovo della fabbrica, quindi questo vuol dire che anche la Nestlé, cioè una multinazionale, ha capito che questo processo di rigenerazione è in atto e quindi a San Pellegrino è necessario raccontare, diciamo, una nuova storia, no? E questa nuova storia passa ovviamente anche attraverso di loro, così come passa attraverso la collettività, attraverso le preesistenze Liberty e sicuramente attraverso l'acqua, che è il vero elemento, dicevo, di questo luogo.